Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale di Zerdast. Oggi siamo con un altro episodio di Pokémon Sole. Ok, avevamo appena battuto Hala, è terminato quindi la grande prova, l'ultima di Mele Mele, la prima isola di Alola, e dovevamo tornare dalla mamma delle nostre mamme a dirgli appunto che abbiamo fatto questa sfida e che presto partiremo per, senza vederla mai più e senza neanche chiamare e fargli sapere dove siamo. Sarà contenta di questo, non credete? Quindi nel frattempo ci andiamo a schiantare nella recinzione mentre faccio il deficiente e torniamo indietro alla zona iniziale dove abbiamo la nostra casa, appunto qui, se non sbaglio era di qua. Io che mi perdo, pensavo che non ci fossero domani. Periferie di Aucoli, ok. No, non c'entro un cavolo. Qua c'è il centro Pokémon, casa nostra non è qua? Sì. Dovrebbe essere questa qui, se ricordo bene. Andiamo a casa e comunichiamo che stiamo per partire. Zerdast, hai superato la grande prova di Mele Mele, sei davvero in gamba. Ora dovresti andare sull'isola di Akala. Puoi imbarcarti dal porto di Aucoli. Ah, prima che mi dimentichi, hai esplorato la collina di Cicarati? Si trova vicino al laboratorio Pokémon. Sembra che ci siano un sacco di Pokémon rari. Hau, Lilia e tutti i Pokémon che hai conosciuto. Tutti questi amici preziosi rendono speciali le due giornate. Ok, andiamo a visitare la collina di Cicarati. Ma quindi io posso usare Tauros in qualsiasi momento? Cioè in questo momento posso usare Tauros? Tipo facendo con Y. Carica Tauros. Ok, va bene. Andiamo a bomba. Finalmente non dobbiamo andare a piedi. Cazzo, che figata. Quindi laboratorio, no, è il laboratorio di qua, sì. Il laboratorio è verso il basso, se non erro. Che figo. Aspetta, con B. Oddio! No, vabbè, ma io rimango qua. Cioè, proprio io metto a investire le persone. Allora, la cugna di cicata è di qua. Quindi facciamo 1, 2. Ok, qua c'è il laboratorio. E dove cazzo è la collina? No, aspetta, senza ammazzare nessuno. Eccolo qua. Abbiamo distrutto il passaggio, che prima era inaccessibile, ma adesso è accessibile perché siamo accessibili. Quindi parliamo con questo tizio. No, non il masso, col tizio. No, fammi scendere. Scendi. C'è il Pokestop. Ok, non voglio scendere. Come faccio a scendere da Tauros? Scendi. Ok. Ah, sei davvero forte, forza, passa pure. Ti avverto, i Pokémon che troverai più avanti sono fortissimi. Sì, come no. Immagino. Vediamo se abbiamo Pokéball prima di avventurarci nella collina di Cicarati. Se abbiamo Pokéball. Snorlactium, tasca vuota. Dove sono le Pokéball? Scusate. Non è per dire cose, ma io voglio le mie Pokéball. Non sono nella borsa le Pokéball, scusate. Oppure sono, non mi ricordo più come si gioca all'improvviso. Repellente. Ecco, Minor Ball, Premier Ball, Great Ball. Non abbiamo le Pokéball. Quante abbiamo Pokéball? 10 Pokéball, Minor Ball. Vabbè, abbiamo 10 Ultra Ball, 16 Mega Ball, ok, ce l'abbiamo. Perfetto. Anche se non vorrei, vorrei evitare di usare le Ultra Ball per sprecarle, dico. Ok, collina di Cicarati. Cambiamo. Voglio togliere Trambic per 17. Mettiamo. Ma perché abbiamo ancora Ricorio Spiro? Vabbè. Crabblore, vabbè, dai, lasciamo Trambic, dai. Va bene così. Quindi andiamo di qui. Ecco, subito primo Pokémon. Giusto per farci capire che incontreremo un Pokémon ogni sputo. Un Diglett. Abbiamo preso il Diglett, sì. Sì, mi pare di sì. Il Diglett, sì, l'abbiamo già. Scappiamo. Non perché temiamo il Diglett, ma perché già lo abbiamo e non ha senso combatterlo, visto che ne apparirono 6.000. Ok, qua dobbiamo usare Tauros. Aspetta, usiamo Tauros. Sì. A bomba. Ah, qua c'è una Pokéball. Attacco X. Ok, abbiamo trovato attacco X a destra. E qui continuiamo nella parte interna della grotta. Ok, che figata comunque. Cavalcare Tauros è bellissimo. Qua non ci possiamo andare. Dobbiamo andare a passo d'uomo, quindi qua facciamo così. Merda, pensavo che su Tauros non incontrassimo Pokémon, invece sì. Roggerola. Serio? Bello Roggerola, perché poi diventa Gigalith. Molto carino. Allora, proviamo a catturarlo. Usiamo Spennata, che non è molto efficace, se ricordo bene. Fino a prova contraria, esatto. Ok, un'altra Spennata.
Sotto il guscio di Roger Rola, la difesa di Roger Rola diminuisce, però aumenta la velocità di molto. Ok. Allora, io ora ho... Cioè, non vorrei che con un'altra spennata muore, perché se è una difesa più bassa dovrei togliere di più, e quindi... Oh, muore... Sì, morto. Molto malissimo. Pensavo rimanesse con pochissima vita, invece è morto. Vabbè, ce ne saranno altri, penso, Roger Rola. Crabrawler a livello 15. Non so ancora se tenere Crabrawler in squadra. Però sono tentato di togliermelo, visto che non riesco a dirlo. Proprio perché non riesco a dirlo. Carica Tauros, basta. Così passiamo qua in mezzo. Sì, perché se no non ci entriamo con Tauros. Troviamo una super pozione, bene, bene, può servire sempre, super pozione, qui c'è qualcos'altro, non mi pare, andiamo prima di scendere via. Mannaggia, mannaggia, un po' conservati con i 2 metri. Un Carbink! Questo non l'ho mai visto, cioè non so, non lo conosco, penso sia nuovo, cioè di quelli della sesta, della settima, cioè, non lo so, comunque non l'ho mai visto. Spennata, iniziamo a spennarlo. Ok, tipo roccia. Rafforzatore. Vabbè. Quindi con breccia muore malissimo. Con spaccaroccia forse no. Vediamo spaccaroccia se lo ammazza. Ammazza se lo sconfigge. Ma manco per il pene proprio. Ah, perché sta usando il rafforzatore. Allora, un attimo, se lui usa il rafforzatore con breccia forse non lo distruggo. Ma forse sì. Proviamo a gheggia voce, vediamo come va. Ok, che già voce. Pochissimo, pochissimo. Rafforzatore. Ok, proviamo breccia perché sennò qua non ce la facciamo. Anche se non ha senso forse usare breccia. Però proviamo, dai. Voglio provare breccia, sennò qui facciamo notte. Ok, ci siamo. Sassata, porca pu. Va bene, va bene. Proviamo a sparargli una Pokéball, giusto così per un'amicizia. Eccola qua. Pokéball. Ok, lanciamo la nostra Pokéball, vediamo se Carbink ci sta oppure no. Uno, due, tre. Preso, Carbink catturato. Un nuovo Pokémon si è aggiunto al nostro Pokédex. Preso, Carbink è stato catturato. Trambe che c'è, ok, punti di esperienza. Sì, punti di esperienza per tutti. Spiro a livello 14, non ce ne frega niente. Ok. I dati di Carbink sono stati inseriti nel Pokédex. Carbink è il numero 101 del Pokédex. Carbink, Pokémon Gemma, tipo roccia folletto, altezza 30 cm, peso 5,7 kg. Questo Pokémon nasce sottoterra in condizioni di pressione e temperature estreme. Si difende emettendo raggi dalle gemme. Ok, verso. Verso. E animazione. Ok, gira, che bello. Carino. Vuoi dare un soprannome a Carbink? No. Cosa voglio fare con Carbink? Ah, possiamo aggiungerlo. Aggiungi la squadra. Invia i box dal PC. Mostra l'info di Carbink, mostra l'info della squadra. Invia ai box del PC. Senza dubbio, tanto non lo userò, quindi. Ok, qui proseguiamo di qui. Ecco, c'è una Pokéball. Una Ultra Ball figata. Ottimo, ottimo servizio. Qui scendiamo, cavalchiamo il nostro bel Tauros. Così siamo più veloci. Ok, qui possiamo distruggere, vediamo di qua. Se c'è qualcosa. Dovrei usare dei repellenti, però qui i selvatici c'è scritto che erano rari, hanno detto che non sono rari, quindi insomma. Io vorrei trovare Rockcraft, dovrebbe trovarsi Rockcraft qui, se non sbaglio. Ok, adesso un altro Carbink che non ci voglio combattere. Andiamo. Io adesso ho dimenticato qualcosa qua in giù. Non bel niente, possiamo andare di qua. Tutta bomba. Mamma mia che prepotenza. Certo che quando carica Tauros è molto pericoloso, molto potente. Vediamo chi c'è, Zubat. Ce l'abbiamo preso, Zubat. Abbiamo proprio il caschetto mentre che figata nella lotta. Ok, tutta l'imbracatura diciamo per salire su Tauros. Zubat onestamente non ho tempo per combattere. Che cazzo è sta cosa? Questo mosso sembra pesantissimo, forse un po' come può spostarlo. Ma direi che questa è forza. Cioè per far... No vabbè, bellissimo. Che con forza puoi spostare massi del genere. Sempre se si è forza in un'altra mossa. Zubat di nuovo, tanto per cambiare. Però non si vede bene, però c'è il riflesso della finestra. Un attimo provo a fare una cosa. Io faccio così. No. Ma se faccio così. Faccio così. No, è il riflesso, scusami. È il. Ok. Vabbè, spero comunque si veda bene.
Nel frattempo fuggiamo da questo Zubat. Sì, c'è un po' di controluce qui. Ah, ok, è la luce del PC. Sì, perché col PC sto riprendendo la facecam. E quindi c'è il riflesso del PC sullo schermo. Vabbè, comunque, penso comunque si veda più o meno. Cerco di coprirlo con la testa, così, insomma. Spero si apprezzi il mio tentativo. Collina di Cicarati, ok, non ho visto la scritta, però va bene. Quindi qua attenzione. Qua ci possiamo saltare? No. Quindi siamo bloccati in questa parte sotto inferiore. Una pietra dura, ok. Pietra dura. Sulla destra c'è. Ah, qua c'è l'erba, quindi prima di andare sull'erba di vedere se c'è qualcos'altro di strumenti. Tipo una pepita che può essere venduta a ottimi prezzi. Qui c'è altra erba, ora vediamo chi c'è nell'erba tra l'altro. Altra erba. Vabbè, andiamo di qua. Qua c'è una Pokéball. Una Megaball, anzi, per essere più precisi. Andiamo di qua. Qua c'è un'altra zona d'erba. E troviamo un Pokémon. Sperando sia nuovo in questa zona. Vediamo chi c'è. Machop. Mi aspettavo qualcosa di più. Anche perché Machop già lo abbiamo. Invece no. Machop è col cavolo che l'abbiamo. Usiamo Echeggia Voce. Dobbiamo catturare. Sì, mi ero posto questo obiettivo. Questo malsano obiettivo di catturare ogni Pokémon. Nonostante io non lo usassi. Insomma. Aia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 
Mettiamo il nostro Torraket, che ancora non abbiamo. Beh, pochissimo, abbiamo usato pochissimo. Il nostro starter Torraket, anzi la nostra Torraket, perché è una bella gattina. È femmina. Machop si prepara. Ok, preparati. Potere Z non mi sembra il caso. Braciere, se non... prendiamo braciere, non dovrebbe... anche se forse muore con braciere. No, perfetto. Perfetto, perfetto. Machop chiama aiuto come osi. Come osi. Un altro Machop, mannaggia. Ok, so già che posso utilizzare contro quell'altro Machop. Usiamo Rogodenti sul Machop maschio, che ha tutta la vita. Ok, Rogodenti. Anche lui è rotto in fin di vita. Preveggenza. Vabbè, ormai mi ero prefissato l'obiettivo di distruggere, cioè di catturare il Machop femmina, quel primo che ci è spuntato. Quindi puntiamo a quello noi. 108, 108, ok. Oricore 6, 13. Ah, è rasoio, vabbè, glielo facciamo imparare, poverino. Cioè, gli togliamo Ruggito, che per carità. Ok, almeno c'è una mossa un po' più decente, è rasoio. Il Machop, ok, preveggenza. No, dai, ancora, va. Dai, Machop, smetti, ragazzo. Un altro Machop. Livello 10, tra l'altro, vabbè, un Rogodenti almeno in un turno dovremmo essere capaci di annientarlo. Spero. No! Ah, meno male, scottato. Colpo karate. Ma che cazzo. Ma non è brutto colpo pure. Ancora. Cioè, non ti posso credere. Scottato non muore magari. Ok, per fortuna. Per favore, fatti catturare adesso, per favore. Trambit al 18, bene, bene. Basta! Basta un altro Machop. Ma che cazzo è la famiglia di Machop? Ma porca troia, scusate. Ma dai. Ma non è possibile, ce ne faccio fuori uno e ne spunto un altro, dai. Cioè ogni due turni, lui ne chiama uno ogni due turni. Siccome io con Rogodenti, cioè ci impiego due turni per sconfiggerne uno. Ma dai, ma come cazzo? Cioè dovrei uccidere il primo Machop, però voglio catturare quello. Perché ormai è una cosa, come si dice, una sfida fra me e lui. Io voglio quel Machop. Graffio, tra l'altro, oh, per poco non lo stesse sconfiggendo. Ok, Machop usa colpo karate. Ora chiama un'altra. Ora chiama ancora aiuto. Brutto colpo, cazzo. Niente, dobbiamo morire. Dobbiamo ammazzare malissimo quel Machop. Non è arrivato nessuno, sì. Vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo. Mannaggia, sta facendo impazzire, dai. Stavolta ha chiamato aiuto, ma non è arrivato nessuno. Mi dispiace. Come mi dispiace? Vieni qui, fatti prendere e non rompere i maroni. Uno. Due. Tre. Quattro. Perfetto. Machop in saccoccia. Preso. Machop è stato catturato. 108 punti esperienza. Trambi che 115. Ok. Dicevano tutti i punti esperienza. Tutti felici. Tutti contenti. Quindi.
Machop è il numero 95 del Pokédex. Bene così. Machop, Pokémon Mega Forza, tipo lotta, altezza 80 cm, peso 19,5 kg. Prova un particolare piacere ad allenarsi, osservando i suoi muscoli svilupparsi, ogni giorno si sente spinto ad allenarsi ulteriormente. Quindi è un maniaco della forma fisica, diciamo. Quindi è un soprannome, no? Cosa vuoi fare? No, no, non voglio aggiungere la squadra, ragazzi. Non voglio aggiungere, non voglio aggiungere, non voglio aggiungere, non voglio aggiungere. Tanto li depositerò tutti a fine episodio, quindi tranquilli. Invia i box del PC. Perfetto, andiamo. Machop ai box del PC. Vediamo che altro c'è qui. Qua non c'è niente altro da come strumenti da prendere. C'è soltanto erba in cui catturare Pokémon. Chi c'è qua? Spinda! No! Il Pokémon ubriacone, come lo chiamo io. Visto che è sempre sbagliato. E Spinda non l'abbiamo neanche, quindi andiamo di Spaccaroccia, che anche se è super efficace, non credo che lo faccia fuori. E infatti vita rossa per poco. Cioè, ci è mancato veramente poco. Però almeno finta. Bene. E usiamo la. No, non la Mega Ball. Non la Ultra Ball. Non la Cura Ball. Non la Minor Ball. Ma la Pokéball. Pokéball, vediamo se riusciamo a prendere per lui. 2. 3. 4. Perfetto, anche Spinda l'abbiamo preso senza troppe difficoltà. Machop ci abbiamo messo un po' di più. Onestamente, è stato un po' più fastidioso da catturare. Visto che chiamavo ogni Machop nel raggio di un metro. I dati di Spinda sono stati inseriti nel Pokédex. Spinda è il numero 105 del Pokédex. Ok, andiamo avanti. Pokémon Machipanda, tipo normale, altezza 1,1 metri, peso 5 kg. Si muove con passo incerto e barcollante. E dato che ha bevuto e si è ubriacato malissimo al nightclub. No, questo l'ho aggiunto io. Però cercando invano di camminare dritto. Quindi non riesce veramente a camminare dritto. Verso. E animazione. Ok, andiamo avanti. Vuoi dare un soprannome? No, anche se lo potevo chiamare ubriacone. Invia i box del PC. Perfetto, invia un box del PC. Io però lo cercavo Rockruff, non è che cercavo Spindle, ma cioè, qua c'è qualcos'altro, non mi pare. Ah sì, invece sì. Subito smentito. Un'antiscottatura. E va bene così. Qua c'è qualche altra zona qui. Sì, sembra esserci un'altra parte qui. Una specie di altura, continuiamo. Infatti mi sembrava troppo piccola con i 10 granati, anche perché collina e poi non c'è neanche un'altura. Ok, qua c'è una mossa. Acrobazia, la MT62 che contiene acrobazia. Ok, la mettiamo nella tasca MT. Qui c'è qualcos'altro, forse sì. Ah, si continua a salire forse qui. Vediamo. Qui c'è qualcuno di nuovo? No, Carbink, l'abbiamo già incontrato, Carbink. È catturato abbondantemente. Se per caso mi voleste fare incontrare un Rockruff così, dico, non è che mi dispiacerebbe molto, ecco. Anche perché Rockruff è un Pokémon. Qua non possiamo andare, è murato, quindi cioè, è finita la strada qui. Questa era la collina di Cicalati, tutto qui. Eccolo qua Rockruff, finalmente eccolo qua, finalmente. Dopo 500 Machop e 500 Spina, in realtà un po'. Allora, usiamo Breccia, no, con Breccia muore, con Spaccaroccia. Sacrifichiamo il nostro Trambit che probabilmente ci lascerà le penne. Spaccaroccia. Perfetto, perfetto, perfetto. Fulmisguard, perfetto. Sperando che non chiama alleati, è tutto perfetto. Sperando che non chiama alleati, è tutto perfetto. E infatti, chiama un alleato. Allora, usiamo Breccia su quello, sul nuovo arrivato. Visto che ha deciso di chiamarlo, e noi gli diamo un bel pugno in faccia e lo rispediamo a casa. Perfetto, di grande aiuto è stato, però almeno. Ok, Grabbin sarà 17, va bene. Meno male che è stupido. Meno male che è stupido. Usa quel misguardo, meno male, meno male. Ok, no, no, è ancora. Sì, vaffanculo, sei rimasto solo, eh? Sei rimasto solo, è pazzo. Usiamo una Pokéball, vai! Zerda usa Pokéball! Ok. 1. 2. 3. Sì! Bene così. Questo è bello, Rockruff è catturato. Un Pokémon molto particolare a quanto pare. Trambe che c'è 105 punti di esperienza. Ok, ho ricorso a livello 14. Basta, sta salendo troppo sto ricorio. I dati di Rockruff sono stati inseriti nel Pokédex. Ok, Rockruff è il numero 103 del Pokédex. Rockruff. 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 Rockruff,
Ho detto Rock Ruff, Pokémon cagnolino tipo roccia, altezza 0,5 metri, peso 9,2 kg. È ritenuto un Pokémon ideale per allenatori alle prime armi perché si affeziona facilmente. Crescendo però tende a diventare aggressivo. Attenzione, quindi. Quindi è un'evoluzione, suppongo. Vuoi dare un soprannome a Rock Ruff? No. Cosa vuoi fare con Rock Ruff? Aggiungiamolo alla squadra, Rock Ruff, sì. Scegli il Pokémon della squadra che vuoi sostituire. Al posto di Spiro, sì. Rockruff verrà aggiunto alla squadra e Spiro verrà inviato al box del PC. Mi sembra la cosa migliore per tutti. Tranne per Spiro che ovviamente va al box. Vabbè dai, direi che la collina... Mannaggia! Era l'ultimo pezzo di erba, cazzo! Un altro Machop, vabbè non ci interessa Machop, vaffanculo a Machop. Via via via, fuggi a fuggi, grazie. Grazie mille. Salti livello 10, è abbastanza ridicolo. Andiamo via da questo posto triste. Credo di averlo visitato tutto. Ah, di là c'è una strada, non ho visto di questa strada. Come si può andare in questa strada? Dobbiamo tornare indietro, forse. Eppure, secondo me, non abbiamo visitato tutta. Mi sembra strano che... Cioè, alla fine... Di qua c'è un'altra strada. No, aspetta. Vabbè, fatemi sapere se è giusto quello che ho fatto, se quindi rimane ancora un pezzo di isola, di collina da vedere. Se così non fosse, l'abbiamo visitata tutta, quindi va bene così. Torniamo adesso alla. Qua bisogna usare forza, qua ci sono altri selvatici, me lo dimentico. Quindi dobbiamo spiegarci. Cioè, più altro perché non ho intenzione di rimanere in questo posto ancora un altro minuto, visto che non dobbiamo fare più niente. Possiamo uscire tranquillamente, se ogni volta più ambulanze, cose, emergenze, visto che abbiamo Trambi che sta per lasciare questo mondo. Andiamo a bomba. Ok, ma dai! Ok, Diglett, col ciuffetto biondo. Non ci interessa, stiamo per uscire da questa collina, spero. Vorrei concludere la parte arrivando da Wally, se è possibile, se me lo fanno fare. Oh, ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti finalmente da questo posto triste e desolato. Via. No, piano. Ok, via. A volo non ce l'abbiamo ancora, giusto, dimenticavo. Quindi dobbiamo fare così. No, di qua siamo scendiamo, dobbiamo fare... Non ci passiamo, maledizione. Dobbiamo fare così per forza, ok. Non abbiamo quattro salvatici, per fortuna. Andiamo al centro Pokémon e depositiamo tutta la squadra che non ci serve, ovviamente. Quindi, non possiamo entrare con Tauros e mi sembra giusto. Intanto li curiamo così perché... C'è qualcuno che non sta prettamente al top. Quindi curiamo la nostra squadra. Ok, sì, è in perfetta forma, torna pure quando vuoi. Qua c'è il box, tutto bello moderno, prima era solo un PC molto faico. Qui abbiamo tutti i nostri Pokémon catturati, quindi già, ok. Abbiamo riempito il box 1 praticamente, quasi. Depositiamo Ricorio. Ok, Rockruff lo voglio tenere per adesso, anche perché voglio tornare da quel tizio che ci dà la ricompensa. Quindi, sì, andiamo da quel tizio. E concludiamo la parte. Ok, andiamo su Tauros, visto che ormai è un must. Cioè abbiamo Tauros, sfruttiamolo, no? Di qui torniamo al percorso 1. Quindi dobbiamo andare al percorso 3. Era qui il tizio, non mi ricordo. Il tizio mi pare che è qua. Dovrebbe essere di qua il tizio. Ecco lui, dovrebbe essere lui. Oh, sei riuscito a catturare un Rockruff. Fammi vedere il Pokédex. Eccolo qua. Capisco, bene, dunque. Quindi Rockruff in genere saluta agitando le pietre intorno al collo. Interessante. Quindi non è solo carino, è anche un tipo divertente. Ma certo. Grazie mille, adesso che so tutto sui Rockruff posso andare a catturarne uno anch'io. Ecco, come promesso, questi sono per te. È solo un pensierino rispetto all'aiuto che mi hai dato, ma spero che ti saranno utili. Che ci dà? 3000! Beh, allora è il tempo di prepararmi e vado a catturare un Rockruff per il mio tesoruccio. Vabbè, mi fa piacere. Cazzo, ok. Andiamo avanti. Andiamo a guarire bene da Wally. Prima di... Cioè, poi terminare l'episodio. No, non di qua. Scendiamo a tutta velocità. A 250 km/h con Tauros. Ormai ci possiamo spostare e strecciare in tutta l'isola a 500 km/h, visto che abbiamo Tauros, che è praticamente un motorino. Sì, è una bomba. Ah, che bello, non dover sorbire tutto il tutorial.
e a sfrecciare 500 km/h per le strade. Eccoci arrivati da Wally. Beh, qui termino l'episodio. Nel prossimo andremo a cambiare capelli, probabilmente perché queste treccine non sono più guardabili. E partiremo alla volta, cioè raggiungeremo gli altri al porto di Auholi per dirigerci alla seconda isola, quindi a Kala. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ah, comunque ho dimenticato una cosa. Se volete che comunque questa serie vada avanti, cioè perché alla fine dico, io un po' ci metto a registrare, a preparare e montare tutto. Non è che sia così prettamente così facile, diciamo, da registrare. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like per farmi capire più che altro che la serie vi piace, quindi è anche un modo per, diciamo, incitarmi, motivarmi a portare altri episodi. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Bella!